Bene, buona giornata in questa domenica 27 marzo, una buona Pasqua in pista per l'X30 Challenge Europa 2016. Dal circuito 7 Laghi Carti Castelletto di Produzzo, che per la seconda volta in questo prestigioso weekend che si rilascia alla maggiore festività del mondo cattolico, si ritrova nell'Oltrepò pavese per attribuire le sue finali internazionali, le finali del Challenge Europeo che ricordiamo è iniziato nel 2012, quindi neanche tanto tempo fa, con una doppia finale, poi a Marienburg e in Francia, poi due finali uniche a Marienburg e a seguire questo esperimento italiano che, a quanto pare, visto che siamo ritornati, è andato a buon fine. Good morning all the fan of X30 Challenge Europe. Good morning and have a happy Easter from the Seven Lakes Circuit, Sette Laghi Circuit in Italy, Oltrepò Pavese, this is the land. Have a nice day for this second time of the X30 Challenge Europe here in Italy after the good test, the good trial of last year, for sure. Ready to find the new winner of this edition and in order to perform this step, we will have two races as well as done in the past, and with the exception of the first year where a couple of races was performed in Marienburg, Belgium, and in France. Then twice in Marienburg, and now twice in Italy, in Branduzzo. Ci prepariamo quindi a vedere il via di queste delle prime gare. Ricordiamo la distinzione per chi si mette all'ascolto in questo momento del X30, le categorie senior e junior avranno la finale A e la finale B. Cominciamo, ecco, grazie alla grafica della nostra Fabiana. Ricordiamo che le immagini sono diffuse da Sat News TV e abbiamo Simone in regia, Fabiana alla grafica e regista aggiunto, Emidio alla radiocamera, poi Lorenzo, Maurizio, Fabio e Silvio alle quattro telecamere che Yame ha scelto per questa sua seconda finale internazionale. Vediamo sullo sfondo Yame The Art of Kart, Comet Racing Tires, il prodotto, le gomme marchiate da Yame, con un vecchio brand che è rimasto l'azienda di Zingonia, con base a Zingonia, e dicevamo il Comet, ma in realtà pneumatici prodotti da MG Tires in Brasile e poi distribuiti in Italia da Vega. Ma torniamo a parlare di quanto vedremo tra poco in pista con la prima finale, la Race 1B, la gara 1 della finale B, la finale possiamo dire degli esclusi, in pole position esclusi dalla vittoria nel trofeo finale. Ma c'è un trofeo anche per loro, lo vedremo poi questa sera nell'ambito delle premiazioni. Con la X30 Senior B in pista abbiamo visto uno dei, ora il 100, andiamo a vedere chi ci dà la radiocamera, 173, Nicolas Markiewicz con il Tony Kart al suo fianco, Fabio Mattu, quindi parliamo italiano, col numero 203, Fabio Mattu che scatta dalla seconda fila, anziché fare dei repêchage, Yame ha scelto di dare un trofeo per coloro che non sono qualificati per la vittoria finale. Col 119 Norik Lehner, col 155 Luis Martinez Fonteja. E vediamo che i tecnici lasciano il campo. The technicians are leaving the field just now. This means ready to start with the first race 1B. Be reminded, race 1B according to the regulation by Yame, the Art of Kart, means that the drivers excluded from the first 34 positions, now we will race in order to have the
Prize B of X30 Europe Challenge without any repêchage, without any further elimination, but direct in fight between them. Direttamente in sfida tra loro, senza nessuna ulteriore eliminatoria, senza nessun repêchage. Dalla pole abbiamo visto il levo numero 104 del greco Fotis Sotiropoulos, the Greece number 104, Fabris Fotis Sotiropoulos will start from the first from the pole position, not only in race 1 but also in race 2. Yesterday we followed we saw the regulation of Yame X30 Challenge that the qualifying practice carried out Friday was able w defined all the three starting grid as well the group was present. Is it clear that for X30 senior is not the case, but we will see. Anyway, the qualifying practice is more important for the qualifying day final Saturday, yesterday. Now we have want to remind to all the fans that we will have two warm-up laps. Really, the first is warm-up lap coming from the performance. The second one is the formation lap. Have a look at this panel, black in the back side, white in backside. On the front side there is formation lap, and now the rider are composing the effective starting grid. Ora i piloti stanno componendo l'effettiva schieramento di partenza. Ricordiamo, è molto importante la gara 1 per fare il risultato, ma poi in caso di ex aequo sarà gara 2 a darci il vincitore anche del trofeo B. C'è un finale B anche per X30 Challenge, ma ora è tempo di seguire la gara 1. Subito andiamo a vedere gli highlight di questa gara. Abbiamo parlato di Fabio Mattu, ancora italiani. Troviamo Lorenzo Vailati con il numero 127. Vailati corre con il Cosmic. Lorenzo già dallo scorso anno era della partita e parte dalla casella numero 7 in quarta fila al lato sinistro. Esattamente dietro Vailati vedremo Federico Vecchio con il numero 223, protagonista di uno spettacolare capottamento ieri a bassa velocità nella chicana Omega. Si è ripreso alla grande. Poi ancora sullo schieramento una scorsa veloce, non c'è Matteo Piselli, scatterà dalla 14ª fila con il numero 139. Questa è la panoramica veloce sugli italiani. Ora pronti a vedere il primo via di questa domenica, ready to see the first start of this Sunday race and go. Good start, buona la partenza, va al comando Fotis Sotiropoulos. Orso Escartin rimane all'esterno con Nicolà Machievich che prova ad andare in seconda posizione ma non ci riesce. All'Omega è terzo alle spalle proprio di Fabio Mattu, che sfrutta bene il suo lancio. Si gira Fabio Mattu, vede Machievich alle sue spalle. Siamo alla destra della provinciale, poi verso il rampino del lago c'è lo spagnolo Daniel Martinez Chiavei con il numero 171 che è andato all'attacco, riconoscibile per il Tony bianco, verde e arancio. Well, we saw the Spanish Martinez Yavey, numero number 171, easy recognizable for the color orange, white and green. But the Italian Fabio Mattu at the left hairpin overtakes Sotiropoulos and is the first leader of the race. And now, what a pity, out of the race, number 272, Hugo Raskl out of the race, fuori gara per un testa a coda numero 272. Comunque, se anche non si ritira, sarà ultimo e quindi privo di ogni possibilità di successo per quanto riguarda la finale B di questo europeo X30. All'attacco intanto tornata nel lago, abbiamo visto il numero 146, bella l'entrata di Orso Escartin. Escartin che si porta così in terza posizione, ha scavalcato Nicolà Markievicz. Escartin terzo, lo vediamo col toro numero 146, ancora al tornante sinistro c'è una grande bagarre alle loro spalle. È tempo di dare la classifica quando siamo alla chiusura del secondo passaggio. Fabio Mattu rimane al comando con il numero 203, ricordiamo qual è il suo telaio. Fabio Mattu utilizza un Alfa Karting telaio di produzione francese, ricordiamo la casa è di Ale
Sedex, Fabio Matto is driving e French chassis, the Alpha Karting. Alpha Karting, the factory is based in Alès, Sedex, France. Un altro sorpasso ancora e qui è sempre Markiewicz che perde un'altra posizione, attaccato da Christopher Cappello. Ancora, questo è Lehner, anche Norrick Lehner. Lehner ha dato l'attacco di Markiewicz. Ha qualche problema forse il francese, looks like to have some problem the French Nicolas Markiewicz. We will see at the end of lap number 3, the leader is the Italian Fabio Matu, now just now author of the best lap of the race, 52.291 second, but the best lap now is just improved by the French Hugo Arnaud. The French Hugo Arnaud, race number 176, 51.960 is now is running the place number 18, è 18esimo Hugo Arnaud, autore del Giro Veloce. La classifica, lasciamo per un attimo le immagini con Fabio Matu davanti a Fotis Sotiropoulos. La classifica ci dà Orso Escartin terzo, quarto Christopher Cappello, quinto Norrick Lehner l'elvetico, poi Nicolas Markiewicz che è in lotta con Laia Fonteja Martinez, l'espagnol numero numero 151, Roman Hasket retain number 124 is 8th, Alessandro Felber 9th, Manuel Gradellini decimo, Gradellini con numero 103 e il suo Evocart ora nono perché è passato Alessandro Felber. Intanto abbiamo visto live il sorpasso di Laia Marfonteja Martinez su Nicolas Markiewicz. Ancora un occhio velocissimo alla classifica, Jeremy Potin è undicesimo, Daniel Martinez Liavei è dodicesimo, Lorenzo Vailati tredicesimo, davanti a Federico Vecchio quattordicesimo, Gillian Lei quindicesimo, Hugo Arnaud sedicesimo, Tuisto Ovasca diciassettesimo, Sean McMahon diciottesimo, Justin Hauserman il tedesco diciannovesimo, Chia Wing Ung, lo statunitense, è ventesimo. Ci si gira Fotis Sotiropoulos, turn back the head, the crease, Fotis Sotiropoulos is running position number 2, the gap on the Italian Fabio Matu leading the race is .437 and now once again new best lap comes from the Spanish. Ooh, have a look now, this overtaking by, oh, a very great action, some problem maybe a great action by Christopher Cappello. Sì, sì, 118, some problem, but this is not 118. Tuisto Ovasca, the Finn, is lapped, just one lap behind the drivers around him. È già doppiato di un giro il finnico Tuisto Ovasca con numero 118 e in questa bagarre con Christopher Cappello in quarta posizione alle spalle del terzetto di testa composto da Fabio Matu, Fotis Sotiropoulos, Orso Escartin e Christopher Cappello. Chiudiamo il sesto passaggio, siamo giusto a metà gara con il giro veloce che arriva questa volta dal numero 144, il francese Gillian Lehi. Lehi è tredicesimo, battuto ancora è Duarte, Louis Duarte con il numero 218, l'autore del giro veloce, Luis Duarte il portoghese con il Tony Kart 51.449, ma Duarte è addirittura fuori dalla prima schermata dei tempi dalle prime 20 pagine. Dicevamo che c'è un quando abbiamo fatto una scorsa sullo schieramento, Ramona Jetzer con il numero 246 è una racing girl in gara, la Svizzera utilizza un telaio Cosmic. Ramona in questo momento è alla ricerca di una rimonta. Settimo passaggio, lap number 7 just now, we have one racing girl on the track, number 246, Ramona Jetzer, e two racing girls, Ramona Jetzer, the Swiss, and the German Sophie Hoffmann, number 148, unfortunately the two racing girls are in the final B this year, what a pity. Fabio Matu intanto continua a comandare la gara, ma Fotis Sotiropoulos si è fatto sotto, è staccato il gruppo di inseguitori con Christopher Cappello in terza posizione, lo vediamo in questo momento, che precede il numero 119, Norrick Lehner, non Tuisto Ovasca che sta lottando con Cappello, e poi Yaha Fonteja Martinez, il numero 151, utilizza l'Alonso Kart della AC Motorsport. Ottavo passaggio,
È evidente che i primi due stanno cercando di portarsi a casa un bel vantaggio. Giro veloce proprio per lo spagnolo Laia Fonteja Martinez, numero 151, è quarto e fa segnare un 51 e 269. Un occhio alla classifica con Lorenzo Vailati, sedicesimo, Federico Vecchio non è più nelle prime 20 posizioni, questo è un occhio per gli italiani, Manuel Gradellini invece è salito in ottava posizione. We are running the lap number 9 just now, leaving the Alpine of the Lakes. The Fabio Maturi, Italian, is the leader with number 203. Second place, the yellow and black color of the Greece, number 104 for Sotiropoulos. And now have a look at the fight between the French third, 266, Christopher Cappello, and the Swiss Norik Lehner, 1-1-1-9. Lehner overtaking Cappello, and have a look to the Spanish, number 151, Marfonteja Martinez. The Spanish is fourth, Cappello lasting a couple of places from third to fifth. But have a look, now Orso Escartin, another world French, is running in, is on the wake on the French number 266. Two racing girls on the race, none of them is in the top 20. The Britain, Sean McMahon, Irish, really, is running in position number 15. Roman Haskett, number 124, is 11th. The Dutch, Mieke Bartels, 20. Finn Tuisco Ovasca, 17. E ancora intanto lo spagnolo, va in seconda posizione. Abbiamo visto il sorpasso in terza, scusate, posizione di Yaya Fonteja Martinez alla prima della doppia destra. Alla prima delle doppie destre è andato ad attaccare Norik Lehner. Ora siamo al cambio di direzione che precede il rampino del lago. Fabio Mattu sempre a comando, ma Fotis Sotiropoulos è pronto ad attaccare. Siamo nel corso dell'undicesimo passaggio. Chi ha ancora qualche risorsa la deve provare a metterla in campo, ed è il caso. Eccolo di Orso Escartin. Escartin attaccato Christopher Cappello, sono side by side, però al tornante sinistro niente da fare tra Cappello ed Orso Escartin. Pannello dell'ultimo giro che viene esposto in questo momento con Fabio Mattu che inizia a comando l'ultimo giro. Fotis Sotiropoulos avrà la, sì, eccolo là, si presenta subito all'interno, ha sicuramente la possibilità di attaccare l'italiano Sotiropoulos, ma Fabio Mattu ora sa che deve resistere. Ha preso un po' di vantaggio perché l'attacco di Sotiropoulos gli ha fatto perdere qualche metro, via in velocità verso il rampino del lago, contro, cambio di direzione, rampino del lago, eccolo con un tornante sinistro, un tornante destro abbinato a una veloce piega a sinistra, e Fabio Mattu ha trovato forse il punto vincente, lo scatto vincente nell'attacco di Sotiropoulos all'ingresso dell'Omega. Siamo alla quadra d'arrivo, Fabio Mattu va ad aggiudicarsi questa gara 1 della finale B, seconda posizione per Fotis Sotiropoulos, terzo Luis Fonteja Martinez, quarto Norik Lehner, quinto Christopher Cappello, partito alla nona posizione, sesto Orso Escartin che invece era in prima fila, settimo Daniel Martinez Yavei ha fatto un buon recupero, partito dalla sedicesima posizione, ottavo Nicola Markievicz, partito dalla seconda fila, Jeremy Potten, un occhio agli italiani, Manuel Gradellini ha chiuso tredicesimo e Lorenzo Vailati, diciannovesimo. World is first race, the race one of Group B, winner is the Italian Fabio Mattu, second Greek Sotiropoulos, third Luis Fonteja Martinez, then the Britain Roman Haskett is 12th, and the Dutch Mieke Bartels 20th, and Finn Tuisco Ovasca 17th, the German Justin Hausermann 16th, Norik Lehner, the Swiss, is 4th. This is the drivers that will be titled or for the candidate as well for the final winner. Now a very short break before the final B, race 1B of the group
The X30 Junior. Una piccola pausa prima della gara 1 del gruppo B della Junior.